Questo studio che sta ospitando la festa dei 25 anni della banda della Brigata Sassari tra qualche istante si animerà con dei personaggi che sono amici dei sardi, amici della Brigata Sassari e quindi con grande piacere condividiamo lo studio con coloro che sono anche padroni di casa ogni lunedì qui a Vidiolina, Massimiliano Medda, Francesco Ghiani e poi tutta una parte della compagnia. Grazie. Buonasera. Gli amici della Brigata Sassari. Allora, non siamo noi, lunedì... No. Avete fatto periodo, il militare. In questo periodo non siamo in onda, quindi non vorremmo che magari qualcuno pensa... No, non senza togliere niente. Sì. Siamo in ferie. Allora, io il militare non l'ho fatto. Maestro Ghiani l'ha fatto l'ho il fatto. Militare. Disgraziatamente sì, però fatto. In aeronautica. Ma... Certo. Altri tempi. Io volevo, ci guardano da casa, tutti, volevo salutare le famiglie, tutti i militari che ci guardano, tutti gli amici che sono in giro per il mondo, anche perché siamo in mondo visione. Assolutamente sì. Certo, vorrei vedere. Ci mancherebbe altro. Poi tra l'altro, voi avete fatto dei collegamenti internazionali con sì, la Brigata. Sì, sì, ma infatti ci siamo anche proposti di andare lì, chissà se che non ci mandano. In generale. Il generale non è molto convinto. Aspetta, ci pensiamo, perché insomma... E comunque poi sono 25 anni e noi... siamo andati 2 anni prima della banda della Brigata Sassari. Un anno, nell'86. Insomma, anche noi festeggeremo i 30 anni, quindi ci faceva piacere essere qui per insomma, certo, per partecipare. Come musicista, poi a tanti amici che hanno fatto. Tra l'altro noi abbiamo ospitato la Brigata Sassari l'anno prima. Ma dico, tu non ti hanno chiamato, tu che cosa hai fatto? Io ho fatto l'aeronautica, quindi mi ha detto... Ecco, ti ho nominato lì. Purtroppo. Era scarso. Già da allora. Però io ho pensato di portarti oggi, Ottavia, e anche insomma tutto il pubblico presente, un politico, perché in queste situazioni... Ti sta sempre bene. Anche se in questo periodo non è proprio... Però un politico ci sta sempre bene e io volevo chiamare qui, se mi permetti, Ottavia, l'onorevole Splendido. Ecco qua. Un applauso all'onorevole. Buonasera. Buonasera. Con tanto di portaborse, col portavoce. Occo! Ho conosciuto i suoi nonni. Ah, grazie. Ma perché parla così? Parla a ratti. Onorevole, io so che lei è qui oggi anche perché... Io sono qui perché sono il fondatore della... Lasci fare. Non è fondatore della... Io ho conosciuto questi ragazzi nel 1915. No, ma parla questa è la banda, 25 anni. Allora, lei... i ragazzi della banda come sono diventati uomini? Vabbè, non so, mi dispiace per lei, però... ma lei qui in ruolo di... Io sono come ruolo come politico, anche perché io a maggio sarò il nuovo presidente della regione. Sta approfittando. Perché lui... approfitto per dire all'amico Cappellacci... Questa inquadratura fa un po' impressione, sempre Mario Floris, da giovane. Mi ha messo un po' di terra, non per Mario Floris, per carità, però... Quindi lei è candidato a... Candidato al presidente della regione. Ha visto. Quindi si può... Dico all'amico adesso... Cappellacci di cominciare a fare le valigie, perché... Ah, Cappellacci, va via. La Murgia lasci perdere, anzi faccia caracuna più prima grande. Vabbè, cosa c'è? La Murgia è brava. Poi c'è la Barracciu. E la Barracciu... È buona. Vabbè, cosa c'è? Ma la... Cioè, nel senso... È giusto, anche lei via. Sta, va bene, lei vuol fare, vuole approfittare delle telecamere di... Cosa c'ha quello? Perché si muove così? Scusa. Sto incasinando Luisana che è la regia. Ok, vabbè. Vuole... Allora, se mi dai un attimino perché dovrei... Ma sei deficiente. Ah, l'hai tolto. Allora, tu sei scemo. Tua mamma lo sa che sei scemo, sì? Sì. Allora, siamo pieni di generali. Siamo pieni di generali qui. Sì. Cos'è? A lei. Perché questi... E lascio prendere. Perché le 50 a me? Perché le 50 sì. Lei ma sono soldi suoi questi? No, della regione. Perché non sapevo che c'era la... Vabbè. Nonna. La minaccia è sempre presente. Sempre. Grazie. Allora, perché questo è così? È scemo lui il fratello? No, il fratello gli assicuro No. Il fratello è un po' scemo. Anche io lo appoggio. Prego, facciamo questo. Io mi scuso con tutti quelli che... Italiani, italiane, sardi, sarde e mansarde. Vabbè, se non è... Aspetta che la guarda. Lo so. Dicevi? In bianchini, ecco. Portantini. Questa l'ha preparata, E Sassarini. Ecco. Questo era il pezzo forte del pezzo. Esatto. Ha strappato una risata al padre e basta. Esatto. Certo. Visigotti, Unni,
e Cunni. Ecco. Grazie. Perfetto, grazie. Questo è la... Lo show però generale si farà. Certo, non è solo questo, adesso Ottavio abbiamo pensato... Io sono un po' preoccupato. No, tranquillo, però adesso c'è una figura, abbiamo portato il cappellano della compagnia. Bene, quindi entriamo, insomma. Abbiamo il cappellano della compagnia, è un momento serio perché abbiamo scherzato, però insomma bisogna dire le cose come sono. Facciamo entrare un applauso, Don Gigi. Venga padre. Alleluia, alleluia. Allora, mi hanno messo male. Buonasera. Ho messo il cappellino rosso in onore del demonio. Ah, hai capito. C'è il collega. Ah, il collega. Allora, ha salutato il collega. No. Ma no. Ah, non me la bacio io. Lasci stare. Venga qui, Don Gigi, scusi. Dai. Che figo che ci vuoi. Allora, buonasera. Buonasera. Ciao. Come sta? Allora, siccome mi salutate dopo. Siamo qui. Oh. Sono veramente contento perché 25 anni fa io ero cappellano alla... Odore di armadio. In sacrestia. In sacrestia. Abbiamo fondato la banda musicale. Anche lei, l'ha fondata lui. Guarda che lei. Allora, deve fare qualche avviso ai Chirichetti. Avvisiamo i Chirichetti. No, perché loro hanno fatto la prima confessione con Don Gigi. Ah. Quando è venuto Maresciallo Cieli, mi ha detto, devo fondare la banda, ma se si dica guarda, sono riuscita con Fensendo Dia, peccatore. Poi mi faccio demonio, sono anche l'altro. Che peccatore, vero? Peccatore, monello, sempre. Certo. Allora, ricordiamo a tutti i Chirichetti che per la festa della banda musicale ci dobbiamo preparare, quindi domani mattina facciamo le prove per la novena. Di che cosa? Di Natale. No, è che siamo ancora presto, siamo a novembre. Novembre, con aprile, già settembre, diventa 8, c'è uno scemino. Ostro! Ostro picciato la cravatta. Allora, lega, faccia una lettura che Ottavio sta sbiancando. Domino Babiscu. Macarrosca su Frisco. Su Papa Zio Francisco. Allora, la lettura per la banda. Se l'hai preparata o la sto cercando adesso? La sto cercando adesso. In quei giorni... È arrivato in pullman, Un attimo. C'è la tremare? Cioè, forse ha il vibratore nel telefonino. Allora, non facciamo... È pieno di personaggi. E c'è gente... Si metta bene. Cosa c'è? Perché dobbiamo dare un'immagine sempre brutta della... È un momento serio, prego, faccia la lettura. Domino Babiscum. Un'altra volta. In quei giorni la Nespola era nella pianta. No, questa non la può fare. No, questa non la può fare perché è volgare. Questa la fa a casa sua. Nespola sardo o d'importazione? D'importazione, credo. Facciamo questa. Il pi di cocco in sardo la Nespola. Sì, è quello lì. Quarta stazione. Ecco. Decimo manno. Stretching. Lei fa stretching prima delle parabole. Mosè sale sul treno. A decimo manno. A Vaetta. Ah? E te vi affendi. È la festa di Utta. Mosè sale sul treno, insieme a lui c'è un montone di agenti. Il bigliettaio lo ferma e gli chiede, quelli quanti chi sono? La fai dai 2 anni, è sempre la stessa. Non la sa ancora imparare a memoria. È monello, Don Gigi. Certo. E quelli chi sono? E Mosè disse, loro sono il popolo ebreo, un tratto conflitto col faraone. Il bigliettaio li guardò e chiese, quanti sono? 1000? Sì, ed io so Garibaldi, rispose Mosè. Il bigliettaio lo guardò perplesso e poi chiese, ma andate a Marsala? No, andiamo a Vermouth, facciamo 3 al litro, rispose Mosè. Ma mi ha preso per un cretino, fece quello. Nuovo bigliettaio, lo rassicurò Mosè. Il bigliettaio allora chiese a Mosè, dove devo andare? Mosè disse, andiamo nel deserto del Sinai. Del Sinai. E dove si trova? Che ho incuriosito il bigliettaio. Tra Settimo e Mar Caragone, fece Mosè. Sinai. Dopo essersi fermati davanti ad Olianova, arrivarono davanti al Mar Rosso e il treno si fermò. Allora Mosè disse, non preoccupatevi, ci penso Dio. Scendo, aprirò le acque e noi passeremo. Scese, batte 2 volte il bastone nella pietra come Cervedoso. Don Gigi, monello. Batte il bastone e comparvero 2 colombe. Continuò a battere 2 massi di cardi e 2 di carciofi. Dal treno qualcuno urlò, aio Silvan, tieni muoviti. Allora Mosè chiamò Banoa, chiusero l'acqua, il treno passò, il popolo ebreo fu salvo, l'Italia fu unita e tutti vissero felici e contenti. E adesso, poco a poco, facciamo l'alleluia. Certo.
Alleluia, 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 alleluia. Va bene, no, scusate l'intrusione, Don Gigi, facciamo un applauso a Don Gigi che veramente... Ottavio, noi... Allora, grazie. A noi faceva piacere essere qui, abbiamo improvvisato, però tu mi hai chiamato, abbiamo detto quanto ci date, come non ci hanno dato niente, no. però ci faceva piacere essere qui per i 25 anni della Brigata Sassi. La vostra presenza segna davvero l'affetto che tutti i sardi, il mondo dello spettacolo, la musica, nutre per la banda della Brigata Sassi. E beh, quindi, ci rappresenta... E quindi, giustamente... Che capitasse un'altra volta! Certo. Se cambia ci richiamate. Dicevo che anche per noi è un piacere, salutiamo tutti, grazie e complimenti ancora. Ci rivedremo per i prossimi 25 anni. Grazie Massimiliano. E noi ci rivedremo a gennaio su Videolina. Il lunedì. Sempre il lunedì alle 21. Va a gennaio. Grazie, grazie Ottavio. Massimiliano, grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso grazie. Pubblicità, mi danno. Prego.